Questa è clamorosa. Il Parma ha pareggiato lo Juventus Stadium, pensate voi. Aveva trovato il doppio vantaggio, ha riaperto Barilla. No, non mi ricordo poi chi è stato. Barilla, poi ha chiuso Ronaldo, ha riaperto inglese, Gervinho. L'ha chiuso di nuovo Ronaldo, ha riaperto inglese e poi Gervinho ha fatto il 3-3. Certo che questo Parma è veramente pericoloso. Nonostante il più di 80% di possesso palla della Juve, il Parma è clamorosamente riuscito a portarsi a casa un punto allo Juventus Stadium nel finale. Pensate un po' voi, pensate un po' voi che roba. Parma che è dodicesimo in classifica, ma che non molla mica, lotta sempre, se non altro per stare dalla parte sinistra della classifica o comunque per non retrocedere di nuovo in Serie B. Quindi ragazzi, quando dobbiamo giocare contro il Parma, non sottovalutiamolo per cortesia, perché se no succede, perché se no succede questo. Vedi appunto ieri. Parma che si è reso pericoloso molto, molte volte. Quel Gervinho è veramente una roba incredibile. Le aveva già segnate all'andata quel gol inutile del momentaneo pareggio, ma questa volta è stato un po' più utile visto che ha deciso il 3-3. Difesa della Juve molto, molto scoordinata, molto facente acqua da tutte le parti, perché visto che ha preso 3 gol, vuol dire che faceva acqua proprio da tutte le parti. Ragazzi, è veramente una roba incredibile. Gervinho ha gelato lo Juventus Stadium. A momenti non ci credevo. Ma ora ho la prova che è successo.